la commedia delle origini e poi il teatro a Roma. Adesso parliamo della commedia delle origini. Dove è nata la commedia? La commedia è nata in Grecia, ad Atene, esattamente dove è nata anche la tragedia. Abbiamo detto che c'erano delle feste dedicate a Dioniso. Sul vostro libro non c'è scritto, però le grandi Dionisie erano quelle durante le quali si celebravano le tragedie. Le piccole Dionisie, invece, erano quelle dedicate alle commedie. Generalmente gli spettatori della commedia erano solo ateniesi, mentre invece gli spettatori della tragedia provenivano anche dalle altre poleis della Grecia. Perché? Perché mentre la tragedia, come abbiamo visto con Edipo Re e con l'Ifigenia in Aulide, presentava storie, vicende conosciute da tutti i greci, e che riguardavano tutto il popolo dei greci. Abbiamo appena letto l'Ifigenia in Aulide, e quindi il bene supremo dell'Ellade, della Grecia in generale, eccetera. Invece le commedie facevano riferimento all'esperienza degli ateniesi, dei cittadini, insomma. Ecco. Siccome si prendevano di mira delle persone, per esempio, il primo grande commediografo della storia fu Aristofane. Aristofane è un ateniese che vive durante la guerra del Peloponneso e prende in giro per esempio Cleone. Cleone era il capo del partito, diciamo, democratico, popolare, che però era anche molto ambizioso ed era anche molto demagogico, al contrario di Pericle, quindi non era un vero statista e non era un personaggio così nobile, insomma, come Pericle. Nobile d'animo. E così Aristotele lo prende molto in giro. Prende molto in giro anche altri personaggi che emergevano nella democrazia ateniese dell'epoca, durante le sedute dell'ecclesia. Prendeva molto in giro, appunto, l'assemblea, perché Aristofane era anche nostalgico, era un nobile, aristocratico, nostalgico del potere dei nobili, degli aristocratici. Insomma, faceva riferimento alle persone, alle situazioni che erano conosciute dai cittadini ateniesi. Ecco il motivo per cui partecipavano come spettatori soprattutto gli ateniesi stessi. La commedia si serve di uno stile colloquiale, mentre la tragedia è uno stile sempre molto alto, elevato. La commedia invece usa uno stile molto più colloquiale, anche utilizza delle espressioni gergali. Ecco, Aristofane prende in giro i costumi dell'epoca, la politica, la cultura, soprattutto prende in giro gli ateniesi perché, insomma, perché loro stanno facendo una guerra inutile, una guerra dannosa, una guerra che li autodistrugge, ed esalta anche le donne, per esempio. Sì, Aristofane esalta molto le donne perché almeno le donne hanno più giudizio e non si sarebbero mai cacciati in una situazione del genere, come invece hanno fatto gli uomini che hanno deciso, hanno deliberato la guerra contro gli Spartani. Questo è, diciamo, Aristofane. Qui inizia anche la satira. Vediamo un po', parliamo un po' dell'etimologia di queste parole. La parola satira è un termine di derivazione latina, e infatti fa riferimento a un piatto, lans satura, un piatto pieno di tantissime vivande messe insieme, di tantissimi cibi messi insieme, da cui anche saturare, no? In italiano, ecco. E era come a dire in sostanza che per i latini la satira era un genere letterario che metteva insieme molte cose, anche molti generi letterari popolari, ecco. Invece il termine commedia è un termine di derivazione greca. Infatti il termine comodia deriva da comos, che vuol dire corteo festivo, brigata, e oide, canto. Canto festivo, canto di brigata, canto allegro, canto quindi da contrapporre, dicevamo, alla tragedia, che invece appunto vuol dire canto del capro, come stavamo spiegando la volta scorsa. Evoluzione della commedia.
Allora, la lingua e lo stile, dicevamo, della commedia non sono solenni e gravi come quello della tragedia. I personaggi sono cittadini comuni. Ecco, con l'andare avanti del tempo, ad Aristofane succede Menandro, ad esempio, che è un scrittore di commedie nell'età ellenistica, alessandrina. Diciamo che i tipi, i personaggi quindi delle commedie diventano sempre più fissi, diventano tipi, diventano quindi delle maschere, qualcosa di fisso che appunto diventa caricaturale. Ecco, quindi la commedia di Menandro, e poi vedremo anche quella di Plauto, diventerà sempre più caricaturale perché ci sarà sempre il vecchio avaro. Il vecchio avaro lo troviamo già nelle commedie di Menandro, lo vedremo la prossima volta nella commedia della Pentola, insomma, l'Aulularia di Plauto, dove appunto il vecchio avaro sarà il protagonista. E poi ci saranno invece i giovani furbi, scaltri, intraprendenti. Come vedete, quindi, in un certo senso abbiamo già degli elementi che poi ispireranno la commedia dell'arte italiana, e appunto nella quale il vecchio avaro diventerà Pantalone e il giovane scaltro, o servo scaltro, diventerà Arlecchino. Le vicende sono prese dalla quotidianità, la struttura della storia è caratterizzata da una situazione iniziale di armonia e di equilibrio. Questo equilibrio si rompe, a un certo punto succede qualcosa che mette a rischio, insomma, a pericolo, turba questo equilibrio, ma nel finale c'è la ricomposizione dell'equilibrio. E questa volta si ritorna più o meno all'equilibrio iniziale, a differenza di quello che abbiamo visto, ad esempio, nello schema, nella struttura del testo narrativo, dove l'equilibrio finale è ben diverso rispetto a quello iniziale. Oppure nella tragedia, che si conclude sempre con appunto con un evento comunque tragico, invece nella commedia ha lieto fine. E quindi in un certo senso si ricostituisce la pace e la serenità iniziale, o in certi casi c'è un riconoscimento, anche si conoscono delle persone, si riconoscono dei personaggi, eccetera. Insomma, il lieto fine è posto a conclusione della vicenda. Bene, per quanto riguarda il teatro a Roma, ecco, i romani impararono quindi a fare teatro dai greci e copiarono in un certo senso quello che avevano fatto i greci, spesso traducendo proprio i testi greci. E quindi ci furono anche degli autori di tragedia, tragici romani. Molto importante Seneca, che però fu molto particolare. Infatti, lui scrive dei testi tragici che non devono essere rappresentati, sono creati soprattutto o per l'imperatore addirittura, perché lui era precettore di Nerone, o in generale per una lettura di stampo filosofico. È questo quindi il teatro tragico. Come vediamo qui, come abbiamo appena dimostrato, quindi il teatro tragico a Roma non ha avuto molto seguito, o quantomeno è stato interpretato in un modo molto originale da Seneca. Questo comunque lo vedremo in quinta, quando faremo il teatro tragico di Seneca. Invece, appuntiamo la nostra attenzione particolarmente su Plauto. Chi è Plauto? Plauto era un italico che, appunto, facendo leva sull'Italicum acetum, cioè sullo spirito faceto e arguto italico, in un certo senso prese le commedie greche di Menandro e le italianizzò, quindi le rese un po', come dire, si discostò un po' dal modello greco, a differenza invece di quanto fece Terenzio, che imitava in maniera, diciamo, poco originale, imitava le commedie di Menandro. Qual era lo schema fisso delle commedie? Lo possiamo vedere qua. Un giovane innamorato di una fanciulla, lui deve superare mille difficoltà per riuscire a coronare il suo amore. Grazie all'aiuto del servo scaltro, dicevamo, o del parassita squattrinato, questo giovane in genere, no, non in genere, sempre nella commedia, riesce a realizzare questo suo sogno d'amore. E quindi questo è il finale della commedia. Quali sono gli espedienti della commedia? Il linguaggio semplice e quotidiano,
con ricorso a espressioni figurate, l'uso di espressioni goliardiche, luoghi comuni per prendere in giro insomma, i personaggi, è una trama, un intreccio intricato appunto, fatto tutto di una serie di equivoci, scambi di persona, eccetera, che diventano occasioni di comicità. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.